Ma poi mi entri con questa, che meraviglia! The Beatles, la canzone più psicadelica, Lucy in the Sky with Diamond, perché Lucy è il nome del progetto multimediale che contiene il podcast Fare un Fuoco, nel quale tu hai parlato di lei, di Mina. Abbiamo parlato di Mina, sì, questa è Lucy, è una, con un gruppo di persone molto in gamba, tra cui molti più giovani di me, abbiamo messo su questa rivista che trovate online, Lucy sulla cultura.com, dove si parla di letteratura, di musica, di cinema. E a proposito di musica, appunto, una delle ultime puntate del podcast è dedicata a Mina. E c'è un inizio folgorante che riguarda nel 1978, quanti eravate? 3-4 bambinetti? Eravamo con i miei cugini, io avevo 5 anni, mi ricordo, appunto, eravamo andati a giocare nei cortili, questi cortili meravigliosi dove si giocava da bambini, torniamo in casa, perché all'epoca i bambini erano lasciati più liberi di scorazzare, anche di armeggiare alla TV, accendiamo la TV e ci vediamo questa presenza inquietante, magnifica, affascinante, che era appunto Mina. La trasmissione era Mille e una luce ed era ancora ora ve la faccio rivedere questa apparizione che turbò i vostri sogni infantili, ma è così, ognuno, diciamo, ci sono quei ricordi che non dico che ti cambiano la vita, ma che comunque ti segnano, sono quasi i primi ricordi densi di luce, di colore, di musica e di bellezza. Mina e Fare un Fuoco, Lucy. Se vuoi andare ti capisco, se mi lasci ti tradisco. Una mano accompagna sinuosa una nota musicale nella sua orbita aerea. Poi arriva una faccia gigantesca, un corpo pallido infiammato di piacere. Il rosso dei capelli, la moltiplicazione di quella faccia in una corrispondente moltiplicazione di schermi azzurri. Di nuovo il corpo intero, le braccia che si alzano e le mani che prendono i capelli e se li portano indietro. Era sesso, era bellezza, era tenerezza e umanità in un puro distillato di potenza femminile. Se vuoi andare, ti capisco. Se mi lasci, ti tradisco. Ma se dormo sul tuo petto, di amarti io non smetto. E tu la paragoni a una sacerdotessa che ci limpia, ci ripulisce dalle nostre brutture, dalle nostre mediocrità. Ma guarda, ma anche a guardarla adesso, l'emozione proprio non cambia a distanza di 45 anni, perché c'è una forza, una potenza, una bellezza. Io penso che gli ascoltatori proprio se ne sono accorti, anche che magari, chi magari non l'ha mai vista. Allora noi esseri umani abbiamo iniziato a cantare prima di imparare a parlare. Anzi, secondo alcuni antropologi, noi abbiamo cominciato a parlare proprio cantando, quindi c'è qualcosa proprio di originario, di precedente al linguaggio che lei incarna. Poi forse come lo fa non sa forse nemmeno lei, anche se poi lì c'è tanto esercizio, tanto orecchio, tanto talento, ma c'è qualcosa proprio di precedente che a un certo punto noi non lo so se come paese ce lo siamo meritato. O meno, ma a un certo punto questa cosa qui è successa. E tra l'altro mi è diventato chiaro poi con gli anni, noi che, come dire, come paese siamo un paese abbastanza giovane, l'Italia è nata nel 1861 in ritardo rispetto ad altri paesi, con le istituzioni sempre un po' fragili, l'identità nazionale è stata molto retta dalla musica, dalla letteratura, dalle arti. La letteratura italiana, per esempio, è cominciata prima che esistesse un paese, certo, unitario. Dante ha creato l'italiano. Pensa all'opera, appunto, non lo devo dire a te questa cosa qui. E persone, talenti, presenze, ecco, come Mina, hanno contribuito a fare in modo che noi
quasi a un certo punto ce l'avessimo fatta a diventare un popolo. Poi non so se questa cosa effettivamente è successa, però lì c'è qualcosa proprio che ti emoziona, come proprio ogni forma d'arte nella sua purezza. Infatti Mina non è soltanto un fenomeno italiano, anche un musicista appunto straniero, una cantante straniera, un cantante straniero sente Mina per la prima volta e rimane, capisce che c'è qualcosa di più grande. Tant'è che tu peraltro racconti che la sua prima apparizione fu talmente dirompente che lei cantava adolescente a spalla di altri cantanti, ma arriva lei e non ce n'è per nessuno. Vi dico che ci sono qua dietro alcuni dei vestiti più iconici di Mina. Il primo dietro di te, che incombe sulla tua figura, Nicola, è un Mille Luci del 1974, sì, sappilo. Ma si può toccare? Sì. Un po' di feticismo. Meraviglioso. Questa è passa qualcosa. Una vibrazione positiva. E poi abbiamo quello rosa, non è identificato. Ah sì, no, sì, questo è un canzonissima del 68. Vi sto facendo vedere questo scollatissimo, perché poi Mina fu anche fondamentale per... diciamo il cambiamento dei costumi, certo. Sappiamo che dal matrimonio con questo, cioè non arriva dall'incontro con questo grande attore che era Corrado Pani, fece un figlio, destando grandissimo scalpore. E Teatro 10 1972 è questo con le paillette, nero con le paillette, e quello bianco con le alucce modernissimo è Teatro 10 del 72, sempre Teatro 10 del 72 è quello nero con lo scollo e le spalle scoperte. Massimiliano Pani, figlio di Mina, ti manda questo messaggio, nostro amico di oggi e un altro giorno. Ho sentito un podcast di Nicola La Gioia, molto bello, dove dice delle parole belle, lo ringrazio anche, ma soprattutto è un'analisi intelligente. Mi farebbe piacere una sua analisi sul fatto che Mina è uscita con un disco inedito dopo 45 anni che non fa concerti, che non fa televisione, ed è andata al primo posto in classifica. Cioè è riuscita a rimanere contemporanea per tutto questo periodo e ancora interessare un pubblico che nel frattempo è cambiato di generazione. Mi piacerebbe sentire una sua versione sociologica, quelle sue analisi belle che sa fare. Ciao Massimiliano, è vero, in un mondo dove tutti vogliono comparire, lei... è sparita, ovviamente diviso, perché la sua voce c'è sempre, ed è sempre in vetta alle classifiche. Perché? Allora, semplicemente per la sua bravura e per la sua arte. Io non ci vedo nulla di strategico nel fatto di essere scomparsi. Guarda, Mina fa in questi giorni proprio il paio con un grande scrittore, Cormac McCarthy. Per 16 anni se ne è rimasto zitto e muto, dopodiché ha pubblicato un libro che si chiamava Passenger e tutti quanti siamo andati a comprarlo e a leggerlo. Mina è esattamente la stessa cosa, perché noi abbiamo bisogno dell'arte, che sia arte letteraria, musicale. Quando troviamo una cantante, uno scrittore, un regista che è capace di toccare le nostre corde più profonde, ci può far aspettare pure 20 anni, può anche non comparire, può anche poi, però l'importante è il disco, l'importante è il libro, l'importante è il film, l'importanza del contenuto sulla messa in scena. Esatto. La banda, tu dici, appena la senti, no, vabbè, sei la persona più felice del mondo. Ti rendiamo felice, vai. La banda, sabato sera 1967. Bella. Una tristezza così non la sentivo da mai, ma poi la banda arrivò e allora tutto passò. Volevo dire di no quando la banda passò. Allora, la banda è un concetto universale. Tu, stavo pensando, no? Mi sentivo illuminato come quando c'è nei Blues Brothers John Belushi che dice la banda, e c'è un raggio azzurro che lo prende in pieno.
Questa è una canzone originaria brasiliana. Uno pensa alle bande brasiliane, pensa alle bande di New Orleans, ma pensa alle nostre bande, di tutti i complessi bandistici dei paesi, le feste patronali, eccetera, eccetera. Lei prende tutto questo e appunto lo riesce poi a trasformarlo in quello che abbiamo sentito e anche abbiamo visto, perché pure come si muove. Conversazione con Mina e tanti look in questo sabato sera, sempre 1967. E dici sempre che fra noi qualcosa è rimasto. Io dico che cos'è rimasto. Mi dici forse tutto. Cerca un altro argomento di conversazione. A te sembra tanto facile di cambiare il mondo come vuoi, di cambiare come pare a te i pensieri della gente. Ma per me non è così, è inutile parlare ancora di tutte queste cose. Se proprio si dovrà parlare, facciamo come dico io, cerca un altro argomento di conversazione, cerca un altro argomento di conversazione. Antonello Falqui e Ipodromi del videoclip. Posso dire una cosa, sarà un po' blasfemo, ma verrebbe quasi da dire che David Bowie gli spiccia casa. Cioè, beh, nel senso che... Ma no, ma perché lì c'è un... cioè, è precedente a Space Oddity, è precedente a tutte quante le trasformazioni. Vero. Di... Io amo moltissimo David Bowie, no, però vedendo appunto le tante trasformazioni qui di Mina, cioè, noi appunto abbiamo avuto, ma abbiamo ancora, insomma, una delle forme d'arte che a volte ne anticipano fenomeni che poi esplodono a livello internazionale. Bu, ai, che colpo di luna, studio 1, 61, canzone del grandissimo Lelio Tazzi. Metto in testa la borsa del ghiaccio, aspettando fino a quando la notte verrà e fra le sue braccia viva la faccia quel colpo di luna mi ripasserà. Che cosa ha... a che cosa è servita per la libertà femminile? Oggi non riesco a articolare, sono come sono pulpo con parole in insalata di parole, no. Che peso ha avuto per il risveglio della libertà femminile la scelta di Mina di fare un figlio con un uomo sposato nel lontano 1963? Beh, lei è stata coraggiosa, soprattutto è stata libera, quindi è quella libertà, è quell'amore per la libertà, secondo me, se, appunto, che gli ha dato quel coraggio lì. Ma diciamo, i personaggi femminili interpretati nelle canzoni di Mina sono delle figure di donna, devo dire anche quelle avanti con i tempi, perché in qualche caso ci sono delle donne che inseguono gli uomini, grande, 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 ma in tanti altri casi invece sono delle donne, come dire, che sono molto protagoniste, volitive, dominatrici, che vincono, se proprio una battaglia dei sessi ci deve essere, vincono spesso loro. Quindi da questo punto di vista c'era un protagonismo femminile che, guarda, oltre che al femminismo, secondo me si rifaceva anche proprio al matriarcato, che è una cosa ancora più antica e insomma è ancestrale. Peraltro vi ricordo che questo è l'ultimo anno, dopo 7 anni Nicola La Gioia lascia il Salone del Libro di Torino, succederà Nella Benini, che è stata nostra ospite qualche giorno fa, e quindi diamo appuntamento a tutti i lettori, i curiosi e gli appassionati da partire dal 18 di maggio fino al 22. Sì, sta per cominciare il Salone del Libro. Il Salone del Libro è una bellissima festa popolare, visto che parlavamo di musica popolare, perché appunto in nome del libro ci vengono tutti quanti al Salone del Libro, sia i lettori forti ma anche quelli che non toccherebbero un libro se non venissero a Salone. È una grande festa per 5 giorni e 5 notti, perché poi si continua tutta la notte fino all'alba. Torino diventa una città, diciamo così, esplosiva.
adesso anche Egger andate veramente quest'anno, se l'edizione si intitola Attraverso lo specchio, e vabbè, lasci e aspettiamo, sì sì, in bocca al lupo ad Annalena Benini, intanto ci godiamo, anzi io mi godo da direttore, anzi in realtà me lo godrò di più dall'anno prossimo, quando non sarò direttore potrò venirci da, diciamo, visitatore, però insomma vi aspettiamo a Torino. E vi ricordo ovviamente Lusi, Fare un fuoco, i podcast di Nicola La Gioia. Lusisullacultura.com, perché è online.